L'indicativo imperfetto della quarta coniugazione. Coniugheremo insieme l'indicativo imperfetto attivo e passivo di un verbo che conosciamo bene, audio, audire. Rivediamo insieme il paradigma. Audio, audir, audis corrispondono alla prima persona singolare e alla seconda persona singolare attive dell'indicativo presente. Io ascolto, tu ascolti. Audivi è invece il perfetto. Io ascoltai, io ho ascoltato. Auditum è il supino e audire è l'infinito presente. Analizziamo come sempre due frasi. La prima. In scola discipuli magistri fabellam audiunt. Per tradurre correttamente, devo partire dalla forma verbale audiunt, che è l'indicativo presente attivo terza persona plurale di audio, che significa ascoltare. Traduzione: ascoltano, essi ascoltano. Il mio nominativo, sarà dunque plurale, poiché la forma verbale è plurale. Qual è il nominativo plurale presente in questa frase? È discipuli, che è il nominativo plurale di discipulus, discipuli, nome della seconda declinazione che significa studente, allievo. Quindi gli studenti ascoltano. Gli studenti ascoltano che cosa? Dovrò andare a cercare un accusativo, un complemento oggetto che individuerò subito in fabellam, che è un nome della prima declinazione, fabella, fabelle, ed è un accusativo perché c'è la desinenza am. Quindi gli studenti ascoltano che cosa? La storiella. A questo punto devo capire che cos'è magistri. Magistri è un genitivo singolare da magister, magistri. Quindi gli studenti ascoltano la storiella del maestro. Devo tradurre in scuola, facilissimo, perché questo è un complemento di stato e luogo. Dove? A scuola. Quindi. A scuola gli studenti ascoltano la storiella del maestro. Nella seconda frase, gli elementi sono gli stessi, ad eccezione del tempo verbale, che non è più un indicativo presente, bensì è un imperfetto attivo. Ascoltavano, come si evince subito, immediatamente, dalla presenza del suffisso ba. Come si forma l'indicativo imperfetto, attivo e passivo di audio, audire? Anche in questo caso procedo come nei casi precedenti, cioè stacco la desinenza re dall'infinito presente, audi, e questa volta devo aggiungere una vocale, audie. Alla forma audie aggiungo il suffisso ba più le desinenze attive. Audie, bam, audie, bas. Coniughiamo ora insieme l'indicativo imperfetto attivo di audio, audire, quarta coniugazione. Audie, bam, io ascoltavo. Audie bas, tu ascoltavi, audiebat, egli ascoltava, audiebamus, noi ascoltavamo, audiebatis, voi ascoltavate, audiebant, essi ascoltavano. Dunque, tema del presente più vocale e più suffisso ba più desinenze attive, audie bam. Passiamo al passivo. Anche qui avremo audie bar, io ero ascoltato, audie baris, tu eri ascoltato,
Audiebatur, egli era ascoltato. Audiebamur, noi eravamo ascoltati. Audiebamini, voi eravate ascoltati. Audiebantur, essi erano ascoltati. Quindi, tema del presente, più vocale e, più suffisso ba, più desinenze passive. Audie bar.